dicevo, si è data l'eccezione anche degli occhi, vediamo. Il tema non è generico, è un tema specifico. Siamo pronti per il Museo della Lingua Italiana, questo è quello che si dibatterà questa sera. È un tema di cui vi dirò anche, non nasce così spontaneo, ha una lunga gestazione. A parlarcene saranno, ringrazio molto per essere venuto qui a Roma, trovarci un amico della DANTA, un amico della Presidenza, un amico della nostra Presidenza, abbiamo fatto tante cose insieme, anche in passato, per i nostri congressi, per i nostri studi, che è il professor Claudio Marazzini, Presidente dell'Accademia della Crusca. Grazie Claudio per la tua presenza. E sempre di casa, perché è vicepresidente della Società Tarighieri, è Luca Seriani, che ringrazio anche per tutti che conoscete. E poi inizia una serie di altre presentazioni che sono anch'esse molto affettuose, perché Lucilla Pizzoli, Giuseppe Antonelli, poi vorrei ringraziare e salutare anche Stefano Terbele e Matteo Collese, perché sono coloro, e qui siamo già un po' nel tema, sono coloro che nel 2003, insieme, guidati da Luca Seriani, furono gli autori della celebre mostra dove si suona, fatta di Uffizi, insieme alla Carriera della Crusca, che fu una mostra che il Giornale dell'Arte registrò come la mostra più visitata del 2003 con 1.200.000 visitatori. Pensate. Insieme agli autori che vi ho citato, ci sono altri ospiti di grande eccezione, che è Michele Cortelazzo, presidente dell'ASLI, che ringrazio di lui della sua presenza, so che poi dovrà poi prendere un treno veloce, non so, perché siamo tutti in grande fretta, e un altro grande amico della Dante, che è Marco Mancini, accademico dei Lincei, già direttore, presidente del rettore dell'Università della Russia di Viterbo, secondo lui con ruoli molto molto apicali e importanti. Il tema, dicevo, è il Museo della Lingua. Nel 2003 fu fatta questa grande mostra, da questa grande mostra nacquero delle idee che sviluppavamo insieme a Firenze su come impostare il Museo della Lingua. Già fu difficile a suo tempo impostare una mostra della lingua italiana. Io ricordo che quando si andava a Renfe Cassa del Risparmio di Firenze, che è stato letto di riferimento che ha sostenuto la nostra impresa, loro dicevano: ma sì, una mostra noi la sosteniamo, una mostra di Rembrandt, una mostra di Caravaggio, si appendono dei quadri, ma una mostra della lingua che appendi, però non si è che si devono appendere qualcosa ai muri. Per... In realtà fu una mostra meravigliosa, perché ci furono tutti i documenti impossibili, immaginabili sulla storia della lingua italiana, a partire dal Palazzo di Capua, arrivando alle ultime sezioni della mostra del Corridoio Varsaviano, che riguardavano l'italiano della televisione, l'italiano dei discorsi politici. Davvero un'occasione unica per l'Italia, tant'è che il Presidente della Repubblica Giorgio Ciampi quel marzo 2003 vuole essere presente all'inaugurazione e inaugurarla giustamente. Parliamo degli autori, ma parliamo anche di tre libri che accompagnano la serata, che è La storia illustrata della lingua italiana di Luca Seriani e Lucilla Pizzoli, che in fondo ripercorre anche il gesto di quella mostra ed è un'utile guida visiva, oltre che di contenuti, a quella che è la lunga avventura della lingua di Dante. Un libro che devo dire ho molto apprezzato, ma questo non so quanto conti di apprezzamento, ma sta di fatto che è un libro importante di Claudio Marazzini, e l'italiano è meraviglioso, è veramente un altro libro che sarà non presentato, ma fa parte, diciamo, di questa discussione. E altrettanto notevole è il libro, di peso fisico maggiore, è quello di Giuseppe Antonelli, Il Museo della Lingua Italiana, che racconta per stanze tutta l'idea di quello che deve essere, e qui quello è il tema che ci introduce maggiormente all'argomento della serata. Devo dire che questi libri hanno avuto un pregio sulla mia scrivania, sono stati i libri più veloci della storia, perché come li metto se li prendono? Mentre il libro sul tavolo mi chiedono se possono averlo. Io con molta gioia abbiamo fatto anche gli acquisti delle nostre biblioteche di dono, e questo è importante dirlo. Questi tre libri ai quali autori io chiederò una dedica finiranno nel grande progetto La Biblioteca della Pace, con la nostra missione
operazione militare UNIFIL in Libano, a Tiro nel Libano, abbiamo istituito una biblioteca per le missioni militari, ossia dare un segnale alle nostre componenti militari all'estero, alle nostre missioni all'estero, per un segnale molto interessante e importante, ossia quello di dire che in fondo attraverso la lingua italiana si può dialogare, attraverso la cultura italiana si può non solo accostare uno dei patrimoni più interessanti e importanti al mondo, ma anche farne un oggetto di discussione, quindi un ponte. Beh, dentro queste cose io passerei a un primo giro di tavolo che poi seguirà un secondo giro di tavolo che verrà l'amico Giuseppe Antonelli, chiedendo a Claudio Marazzini se questo italiano è davvero meraviglioso. Grazie. Sì, certamente l'italiano è meraviglioso. Anche se in realtà il titolo del libro tradisce un po', nel senso che non è tanto la constatazione che una cosa meravigliosa venne di dedicare un museo, perché qualche volta non dedica il museo, sono momenti determinati, quindi sarebbe guaio, è piuttosto una bandiera che è stata sventolata dal presidente dell'Accademia della Crusca, che quel libro ha raccontato in fondo, credo che sia la parte più interessante, tutta una serie di battaglie e di polemiche che curiosamente si sono succedute nel periodo della mia presidenza. Però oggi il nostro interesse va tutto a questa idea del museo che, come hai detto tu, è diventata, perché ricordiamo addirittura la mostra del 60, quindi per il millenario della lingua italiana, con le sue illustrazioni, ricordavo il catalogo prima di venire qui con le illustrazioni in bianco e nero, ma un bellissimo esperimento, e poi la mostra che tu citavi, e fino al libro di Antonelli che la sfoggia di meravigliosi colori. Devo dire che non so voi, ma la catacomba, il graffito della catacomba di Comodilla, fotografato in quei vivaci colori, io non l'avevo mai visto, perché di solito viene sempre di fronte in bianco e nero, io non ricordo addirittura, prendendo la Sabatini, in forma di riga nera sulla pagina per evidenziare il segno, e a vederlo lì con quel campo rosso brillante, l'ho trovato straordinario. E non credo sia una fotografia banale, non lo so, io non la vorrei sempre trovare, fino a ieri, anche perché tra l'altro credo che sia stato distrutto da Randa di notte, se non è cioè, non... quella fotografia non è venuta benissimo. Ecco, ho sentito dire che Randa mi sono scelto, io non l'ho mai visto la differenza, semplicemente non sono mai sceso, quella catacomba di Comodilla, non l'ho mai visto. Dato che il mio libro in realtà è un libro di battaglia, qualche volta con delle pagine anche un po' amare, semmai potrebbe farci riflettere su questo. Nel Museo della Lingua Italiana, che tutti sicuramente ormai desideriamo, anche dopo gli annunci della stampa, diciamo che ci stiamo prendendo gusto all'idea. Che spazio devono avere le cose che non sono del tutto diete? Comunque, potresti mettere la mia presentazione, non mi farò perdere tempo, ma vi farò vedere qualche grafico che per esempio è riprodotto anche nel mio libro. Ecco, se fai F5 dovrebbe aprirsi la presentazione. No, questo è il libro, vabbè, questo ormai lo conosciamo già, sì. Dovrei riuscire a guidarlo io da lontano, vediamo se... Sì, funziona benissimo. Sono anche il mio telecomando che mi dà un tono professionale. Ecco, per esempio, nel libro si parla del rapporto PIA 2013, di voi e che tra l'altro, non mi ricorda, aveva
turbato De Mauro e aveva raccontato il turbamento non solo proprio, ma della ministra Carrozza che di fronte a questo rapporto IAS dell'OCSE del 2013 provò grande imbarazzo per la posizione dell'Italia rispetto a quello che lì è definito la literacy, cioè la capacità, diciamo, di capire un testo, l'alfabetizzazione. L'Italia è all'ultimo posto, e poi c'è quello della numeracy in cui è al penultimo posto. Allora si troverebbe, naturalmente bisognerebbe discutere su come sono fatte queste inchieste. Noi di solito utilizziamo quelle della scuola, quindi il rapporto PISA per noto gli insegnanti, però la differenza è che questo rapporto PIA 2013 invece era un esame della situazione della literacy degli italiani dai 16 ai 65 anni, cioè la vita scolastica, una parte della vita scolastica, la vita lavorativa, tutta la vita lavorativa fino alla pensione. Riforma Fornero. Sì. Nel museo sicuramente, l'ho detto anche sui giornali questi giorni, metteremo un banco di scuola di quelli che si usavano nell'Ottocento, quei banchi di legno in cui forse anche un bambino tra l'altro sono stati banchi di quel tipo. E poi non so se il museo sarà virtuale o popolato di oggetti o cose simili, però certamente io immagino che ci saranno delle macchine che proietteranno anche dei dati statistici, perché anche i dati statistici fanno storia e tra l'altro oggi si possono essere resi mossi, vivaci, con vari espedienti. Ecco, e qui, se dovessi fare questa bacheca del museo ci metterei un pazzo di denaro in cui spiega la preoccupazione della ministra Carrozza e tra l'altro aprendo un altro problema, perché in quel passo De Mauro scrisse che cos'è che agita la ministra Carrozza, usando ministra, e sotto il ministro ha nominato una commissione, scegliendo, in questo caso riguardo al linguaggio di genere, a cui dovremmo dedicare un'altra vetrina di parte, scegliendo la soluzione che Vittorio Coletti ha messo nella grammatica dell'italiano adulto, cioè il femminile quando è accompagnato dal cognome, dal nome del cognome, e il maschile della carica, che non è una soluzione condivisa da tutti, però lì devo parte delle tue preoccupazioni del libro. C'è un capitolo del libro in cui racconto ancora una volta in che modo si il presidente della Tunisca viene catturato come nemico tirato per la giacca tra l'uno e l'altro, perché naturalmente è un po' come la TAP, cioè è difficile stare in mezzo, no? Cioè alla fine devi schierarti, cioè la storia è la prova, che la lingua da secoli trascini con sé polemiche molto forti non è una novità. Le polemiche di oggi hanno un tono diverso, come ce l'hanno, diciamo, dall'Unità d'Italia in poi, quindi da Manzoni e dalla proposta di Fiorentino, perché naturalmente esiste la nazione. Quindi ci sarà una bella bacheca sulla mia città, che non è Firenze, cioè ovviamente come presidente della Crusca, Firenze, la mia città è Torino, e allora credo che le città, che adesso sono state oggetto le città di lavori, di studi, di pubblicazioni in questi anni, la città come motore del propulsore della cultura italiana e anche naturalmente della lingua italiana. Ecco, detto questo, credo che tutti attendano il secondo giro, quindi così. Intanto vorrei ringraziarti, avere presente dell'Accademia della Crusca da ieri, una serata così di eccezione, devo dire che fa un po' gola a tutti, perché ti vorremmo tutti chiedere poi se per caso possiamo uscire o meno, che sono stati tutti degli insegni. E ti ringrazio molto, poi torneremo magari per qualche altra riflessione, e chiederei adesso l'intervento di Luca Seriani, che sì, è qui come coautore della storia della lingua italiana illustrata, però diciamo sentire un suo parere su cosa è l'idea di un museo che potrebbe essere per il
italiana ci fa un primo piacere. Grazie. Dunque io parlerò ora, riservandomi un intervento un pochino meno ridotto nel secondo giro, 2 minuti, perché voglio che poi del libro parli Lucilla Pizzoli, che è la vera coautrice. Alessandro Masi ha già ricordato la genesi di questo libro, la genesi fondamentale di questo libro, che è la mostra di Firenze del 2003, seguita a breve da un'altra mostra a Zurigo, intitolata Non dove si suona ma la dolce lingua. L'idea nostra è stata quella, in questa storia illustrata, di rivolgerci ad un pubblico largo, questo non c'è dubbio, facendo soprattutto attraverso un gioco incrociato di parte verbale e parte iconografica, facendo cogliere a questo pubblico largo che cosa significa lingua italiana. Significa certamente, per l'italiano più che per altre lingue, la riflessione, la valorizzazione del suo patrimonio letterario, ma non solo. Esiste un polo alto, quello appunto della grande tradizione letteraria, ma esiste un polo basso, popolare, che ha un significato notevole, soprattutto se guardiamo alle testimonianze del passato, come per esempio un cartello infamante estratto da una mostra organizzata dal compianto Armando Petrucci negli anni 80, un cartello romano, che mostra la vivacità degli insulti, dell'aggressione, era un oggetto della denuncia, è arrivato sino a noi per questo, guardandolo non con gli occhi della storia del diritto, ma con gli occhi della lingua, è molto interessante cogliere questo aspetto così fortemente popolare. I 2 minuti sono passati, non si fa la parola a secondo giro. Sì, passiamo ancora a 10 minuti e siamo in tempo. Beh, Lucilla, aggiungici qualche riflessione. Proprio per far vedere gli oggetti che abbiamo voluto rappresentare in questo volume, agganciandoli un po' alla struttura della mostra, così come era stata concepita all'epoca, e abbiamo voluto mantenere questo impianto perché in effetti nel percorso che era stato ideato nel 2003 si erano selezionate delle direttrici centrali attraverso le quali dare proprio rappresentazione alla lingua italiana. È vero quello che raccontava Alessandro Masi, che nessuno ci credeva quando volevamo descrivere con oggetti, con filmati, con documenti di vario tipo la storia e lo sviluppo dell'italiano, e questo è un po' un modo per rendere anche a voi un po' il sapore di quell'esperienza. Io ho portato giusto qualche immagine dell'allestimento che già così molto velocemente mostra la varietà di oggetti materiali che erano stati esposti, e per questo ho scelto delle 4 sezioni che abbiamo ideato nella mostra, cioè quelle dedicate al tempo, allo spazio inteso come spazio geografico ma anche come spazio sociale, e al rapporto con le altre lingue nella doppia direzione del teatro dell'avere, e ho scelto per l'appunto di richiamare con queste 4 anche immagini così di colori diversi degli oggetti simbolici di questo percorso. Allora, uno è questa è la riproduzione di un codice 3199 che gli specialisti conoscono molto bene, che per noi aveva avuto un valore simbolico particolarmente caro, specie perché all'epoca ancora si credeva che fosse il codice donato da un codice che riproduce la commedia, e che era, credevamo, stato donato da Boccaccio a Petrarca, e che poi nel periodo successivo, 2 secoli dopo, è servito a Bembo per allestire una copia stampa delle terze rime. Noi continuiamo a credere che sia comunque un codice essenziale, fondamentale della storia dell'italiano, che quindi rappresenta in questo caso fortunato, la mostra era più facile del museo perché aveva il vantaggio di poter contare su oggetti in prestito, la Biblioteca Vaticana non lascerebbe mai
conservare in un museo stabile oggi questo documento, però insomma all'epoca avevamo potuto farlo e in un libro questo si può raccontare, quindi sicuramente questo è un primo assaggio di una, del livello alto che diceva lo caseriano prima. E accanto a questo però metteremo senz'altro, scusate che corre, è molto sensibile il tasto, corre troppo, il cartello infamante che appunto è stato da poco richiamato, probabilmente invece che trovarlo appeso alla porta del Barbiere Romano oggi lo troveremo come post su Facebook o come retweet su un motore così. È un insulto, insomma contiene una serie di insulti, ma il vantaggio per i linguisti di poter trattenere caratteristiche, tratti proprio linguistici della lingua parlata dell'epoca. Noi abbiamo cercato per l'appunto di rappresentare con, in questo caso, documenti così estemporanei, la vivacità del parlato che in una mostra sulla lingua deve necessariamente avere voce in capitolo appunto. E il terzo documento che mi fa piacere far vedere era quello della terza sezione appunto dedicata alla, alle parole che arrivano all'italiano attraverso altre lingue e avevamo scelto questa immagine molto accurata della, di una pianta di mais che si trova come incisione in una descrizione delle nuove terre, era una descrizione appunto di Ramusio metà del Cinquecento e particolarmente pregiata la fattura, però appunto è simbolica anche in questo caso il richiamo una pianta sconosciuta all'epoca che oggi ovviamente fa parte del nostro menù e è arrivata insieme come insomma, cosa nuova insieme anche al nome no? Che la descrive. In questo rapporto scambievole di oggetti che vanno e vengono ho selezionato un'ultima immagine che è quella del fiorino. Il fiorino appunto nel 200 era la moneta più importante, più solida della, degli scambi commerciali, era battuta in oro e ha rappresentato per lungo tempo una sorta di modello al punto tale che la parola proprio fiorino si ritrova in moltissime divise di altri appunto di altri stati finché non è arrivato l'euro a riformare anche i nomi della, delle monete per l'appunto. Quindi anche questo simbolicamente rappresenta un po' la circolazione delle cose, delle idee e quindi uno spunto per vedere come si possono descrivere attraverso oggetti di varia natura fatti linguistici. Quindi direi che proprio così come assaggio può bastare e passiamo invece all'altro giro. Però c'era da ricordare, io ti ringrazio molto perché con le immagini tu ci hai riportato alla memoria delle mostre e non possono ricordare quando tu insieme a Giuseppe e Matteo e Stefano eravate diciamo in quattro moschettieri di questa mostra, se dovessi ricordare tanti episodi della costruzione della mostra, ricordo l'ansia vostra quando non arrivò il Veronese, che era una cosa che avevamo chiesto, e quello che tu hai fatto vedere è molto evocativo. Tra le altre cose, ricordavo prima insieme a Luca, non l'abbiamo citata prima, la mostra è passata anche a Mosca, al grande museo delle tradizioni storiche di Mosca. Ecco, una mostra in cui eravamo tutti più giovani, però meno saggi, ma adesso abbiamo delle barbe bianche, come Giuseppe Antonelli, simbolo di saggezza, che in questo libro ci racconta che cos'è un museo della lingua italiana. Buonasera. Molta più barba, molti meno capelli rispetto al 2003. Io proprio dall'esperienza degli Uffizi e poi del Museo Nazionale Svizzero a Zurigo ho preso spunto per questo libro in cui cercavo di superare quella situazione di lutto che abbiamo vissuto un po' tutti, anche un bellissimo libro di Matteo Motolese, Scritti a mano, comincia da lì, che abbiamo vissuto un po' tutti dopo aver lavorato a quella mostra, nel momento in cui quella mostra è stata smontata. L'idea che un lavoro che avevamo fatto e che avevamo visto realizzato in quel modo,
così gratificante la Galleria degli Uffizi, niente meno, a un certo punto andasse come perduta nella memoria. Questo non è vero del tutto, ci sono state queste piccole mostre itineranti che sono andate in giro per i vari istituti di cultura nel mondo ancora per diversi anni, però la sensazione era che fosse rimasto interrotto il lavoro che avevamo fatto. E allora ho provato a immaginare, in una maniera ovviamente più semplice, perché sulla carta, in modo del tutto virtuale, quale potesse essere, come potesse essere, secondo me, un museo della lingua italiana che potesse ambire a diventare come quello che la lingua portoghese aveva a San Paolo del Brasile, grande museo su diversi piani, con una sala cinematografica, con un tunnel multimediale, con molti documenti, ma soprattutto con molte soluzioni che cercavano di rendere la profondità della lingua anche come lingua di tutti i giorni, come lingua parlata, come lingua dello spettacolo. Quel museo purtroppo è andato distrutto in un incendio nel 2015, io da lì comincio a raccontare il mio libro, però è sicuramente il modello di come si può realizzare un grande museo dedicato a una grande lingua di cultura. Io mi ho molto banalmente immaginato su tre piani, con un'organizzazione diversa dunque da quella che aveva la mostra, un'organizzazione che si basa su un impianto cronologico, l'italiano antico, l'italiano moderno e l'italiano contemporaneo. E poi all'interno di ognuno di questi piani invece una divisione tematica in sale. Una divisione tematica in sale che cercano di rendere diverse fasi, ecco qua, diverse fasi, basandosi, adesso è andato troppo avanti, basandosi su una ripartizione che, come vedete, per esempio lascia spazio alla lingua quotidiana, anche qui tra l'altro ci sono i fiorini che ci ha fatto vedere prima Lucilla, e che cerca ogni volta un correlativo oggettivo, chiamiamolo così, di un momento, a volte anche proprio di una parola. Per esempio, volevo cominciare dalla parola sì, dove si suona, era il titolo di quella mostra, perché così Dante definisce la lingua italiana prima ancora che esista un concetto di Italia politica. E allora quello che mi è venuto in mente è questo motorino che rappresenta per molti di noi l'adolescenza, la gioventù, la libertà, il sì della Piaggio. È chiaro che siamo ai limiti dello scherzo, però di volta in volta uno dei problemi che ho dovuto superare è stato proprio quello di capire quale oggetto, e non semplicemente quale documento o quale testo, potesse rappresentare quel momento che io volevo raccontare all'interno del libro. La sala, il piano delle origini, va dal graffito di Comodilla, eccolo lì sullo sfondo rosso pompeiano, fino alla metà del Settecento addirittura, quindi è una campata cronologica molto ampia. Anche la periodizzazione ovviamente è suscettibile di diverse letture, qui è una periodizzazione ampia che tiene all'interno dell'Italia antico la parte prima della codificazione normativa della lingua italiana, prima di Bembo, delle prose della Vulgata Lingua del 1525, e una parte invece successiva di una lingua italiana che già ha una sua vita grammaticale e lessicografica molto intensa. L'italiano moderno comincia con una carrozza, l'illuminismo, e qui mi viene sempre in mente la battuta che fa il giovane Verri nella sua rinuncia avanti notaio, erano altri tempi, Claudio, alla Crusca, in cui dice, prendendo in giro un po' tutti noi forse, se ci fossimo limitati alle nozioni dei pedanti, oggi sapremmo bensì che carrozza si scrive con due R e andremo ancora a piedi. E da quell'idea lì, quindi la sprovincializzazione della cultura italiana, che passa anche da provocazioni come questa dei Verri, anche qui una campata cronologica molto ampia, c'è una sala specifica dedicata agli scrittori che va da Manzoni a Pirandello, ma si esce dalla sala dell'italiano moderno con la fine della seconda guerra mondiale. Come vedete qui c'è il banco di scuola, c'è un quaderno di scuola, c'è la radio, c'è il telefono, la cultura materiale comincia a fare tutt'uno con la comunicazione e a trasmettere la lingua, c'è il cinema, c'è il pallone da calcio con cui l'Italia vince il mondiale di calcio del 1934. Il linguaggio sportivo comincia a veicolare un italiano non letterario anche prima, forse, che questo diventi un dominio comune. E poi l'italiano contemporaneo, mi sembrava
giusto scegliere come inizio simbolico il testo della Costituzione, parole di tutti e per tutti, come ebbe a scrivere Tullio De Mauro, notando il fatto che è un testo che si basa in gran parte sull'italiano fondamentale, su una sintassi molto più semplice dei testi giuridici, e poi da qui si arriva fino all'italiano e oggi al villaggio globale. È chiaro che è un'ipotesi, è una idea con oggetti di diverso tipo e di diversa natura, e sono davvero felicissimo, sono grato ad Alessandro Masi e a tutti coloro che sono qui, perché questa idea possa davvero aspirare, ambire a diventare qualche cosa di più, cioè un museo della lingua italiana vero e proprio. Grazie. Grazie. C'è tempo per un rapido passaggio di nuovo di tavolo, no? Sono le 6:05. Diciamo, com'è? Avete tutti le volte di correre, ma chiederei di nuovo al Presidente della Crusca, Carlo Marazzini, se un italiano meraviglioso, come lo vede per il suo museo ideale? Domanda un po' spiazzante, ma parliamo di museo, dobbiamo andare in qualche sala, museo. Il mio, se intendi il libro, al massimo lo vedo nella biblioteca annessa, se il museo ha una biblioteca, credo che... l'italiano in parte, il capitolo iniziale cercherà di raccontare la storia dell'italiano meraviglioso, quindi probabilmente in una mostra come quella che stiamo sognando sarebbe documentato da tutta una serie di oggetti. Semmai è interessante quello che Antonelli diceva quando ha sottolineato che ha sempre cercato un oggetto e non un documento o un testo. Questo è importante perché naturalmente, anche io tanti anni fa mi sono sbizzarrito in una storia dell'italiano attraverso i testi, peraltro non molto felice editorialmente, però attraverso i testi, la storia dell'italiano attraverso i testi. E i testi vuol dire naturalmente mettere le immagini, le figure, i manoscritti antichi, qualche volta anche miniati, quindi no, era da Rinamo, quindi non è miniato, insomma, ancora non sarebbe stato. C'è l'oggetto, perché il manoscritto, così come il libro stampa, è un oggetto, però naturalmente l'oggetto libro, l'oggetto manoscritto, porta direttamente all'idea di testo, cioè di parola, scritta, frase. E qui invece l'esperimento è diverso, perché l'idea del motorino ciao, probabilmente della Vespa, si suona, si corre, ecco, ho l'idea di mettere una Vespa o magari, beh, torno al testo, una fotografia del banco in cui nell'aeroporto di Francoforte vendono cappuccino, oppure italianizzazioni simili al cappuccino, no? Ci porta in una direzione un po' diversa, quindi anche una sfida, cioè come raccontare la storia della lingua italiana non facendo esibizione di filologia, ma riuscendo ad attribuire a degli oggetti che non parlano, al massimo possono avere dei nomi interessanti come ciao e Vespa, io magari ci mettiamo una pizza, non so, come far emergere da questi oggetti un significato profondo del valore della lingua italiana nel corso del tempo, per il lavoro italiano, per l'esportazione italiana, per la cultura italiana, il design italiano. Grazie. Grazie Claudio. E mentre parlavi, evocando quello che dovrebbero essere gli oggetti che sono in museo, mi viene in mente una domanda che vorrei fare a Luca Seriani. In un museo d'arte, perché ritorno sempre alla mia casa della storia di Firenze, noi mettiamo delle opere perché le conserviamo, le proteggiamo e le valorizziamo e le facciamo vedere. In un museo della lingua, le parole, che destino avrebbero, Luca? Intanto anche un museo della lingua presenta una serie di documenti. Va detto che rispetto alla famosa mostra, che appunto è altra cosa dal museo,
questo museo non potrebbe presentare dei documenti stabilmente esposti, evidentemente. Si può pensare di prendere un codice e di toglierlo alla biblioteca che è legittimamente depositaria. Questo però si può ovviare, questo stato di cose, in due modi. Il primo, che è fondamentale, è quello di potenziare la componente telematica, perché dal 2003, o meglio dagli anni immediatamente precedenti ad oggi, come tutti sappiamo, c'è stato un avanzamento dei metodi, delle stesse conoscenze, che permette soluzioni assolutamente impensabili, e quindi si possono studiare percorsi che valorizzino gli aspetti che hanno comunque una connessione con il tema lingua, a partire anche da una componente iconografica, naturalmente, ma poi una componente codicologica, e poi una componente extraverbale, perché non dimentichiamo che la lingua è anche canto e la canzone, la lingua è anche naturalmente la dimensione della cinematografia e volendo anche della televisione. Quindi ci sono tutti questi aspetti che possono essere valorizzati da un museo con questa impostazione. Occorre però, a mio giudizio, mantenere anche una fisicità, se posso dir così, dell'oggetto. E vi spiego subito con un esempio. Si possono illustrare in una teca documenti particolarmente significativi, ma il visitatore, a parte l'eventuale emozione di trovarsi di fronte al testo originale, si trova di fronte ad un testo di cui viene inevitabilmente fatta vedere una pagina o una carta, se il codice. Beh, insomma, se vogliamo dare l'idea al visitatore, penso, come ovvio, che sia anche al visitatore acerbo, chiamiamolo così, tipicamente allo studente di scuola, dobbiamo dargli l'idea di un oggetto fisico che si possa persino prendere in mano. Questo come si può fare? Beh, evidentemente sfruttando le edizioni anastatiche che sono arrivate ad un grado di elaborazione assolutamente notevole nel primo piano di questo edificio, Sanctorum della Società Dante Alighieri. Sono esposte in due teche due documenti, entrambi molto significativi. Il primo è la relazione del Manzoni al primo nonno cronologico, è la relazione del Manzoni al ministro Broglio del 1868, che proprio Claudio Marazzini ha curato, e che è un testo naturalmente molto interessante per entrare nella officina di riflessione linguistica di Manzoni. È molto interessante prenderlo e vedere quali sono le cose che Manzoni ha scritto, ma soprattutto che Manzoni ha corretto, perché era un correttore instancabile non solo del romanzo ma anche degli altri scritti. E questo si può fare con un manufatto che naturalmente ha un certo costo, però non possiamo pensare che sia un problema se si vuole, se si riesce a investire un museo. E l'altro testo è uno, una delle tante riproduzioni di manoscritti danteschi, che offre anche il vantaggio di miniature, quindi presenta un centro di interesse di diverso. Ecco, un museo attuale dovrebbe valorizzare questi aspetti, mantenendo il più possibile anche un contatto diretto, però sfruttando soprattutto queste componenti, che del resto avevano già suscitato molto interesse nella famosa mostra del 2003. Per esempio, un giochino che può sembrare banale, ma non lo è in realtà, se pensiamo a un pubblico giovanile, o anche non giovanile ma lontano dagli studi, che è quello del giochino linguistico. Ci si può veramente sbizzarrire e si può anche continuamente cambiare il tipo di domande: è giusto, è sbagliato, qual è l'origine di questa parola, quale non è, eccetera. No, qui ci si può veramente abbandonare a tutta una serie di percorsi che, proprio in quanto coinvolgono direttamente il visitatore, che sappiamo quanto sia ipersensibile per i problemi di lingua. Alessandro ricordava
raccontava prima, la famosa storia di uscire il cane, che è una discussione che è arrivata veramente a tutti, anche alle persone a cui meno facilmente penseremmo, e che io ho voluto leggere anche nel suo aspetto positivo, a parte le strumentalizzazioni, le banalizzazioni di quello che aveva scritto il nostro collega e amico Coletti, ha fatto un'analisi di tipo storico, sociolinguistico, perché questa iperreattività delle persone ha mostrato comunque un certo attaccamento, oltre che un indubbio interesse per le questioni di lingua, si potrebbe commentare, ci sono ben altri problemi oggi, però poi quando si tocca la lingua si tocca il classico nuovo scoperto, come la gente reagisce. Queste così osservazioni sparse sono nate dalla considerazione preliminare dell'istituzione di un museo che appunto può, facendo leva su questa diffusa sensibilità, trovare oggi, mio, forse non solo a mio giudizio, un suo spazio. Grazie Luca. Tra l'altro ricordo che proprio qui portammo di uno dei due vaccini, ossia di una commedia Mignata Palatina del 2013 della Biblioteca Nazionale di Firenze, l'originale e la copia facsimile che portarono proprio alla fine da Firenze. Li mettemmo in due teche e devo dire che ci fu una grande difficoltà nel capire qual era l'originale e qual era il facsimile. I carabinieri portano via quel facsimile, abbiamo tutto l'originale. Vedo qualche ragazzo anche delle classi cinesi, delle classi della scuola di Roma. Una domanda ti faccio: tu hai fatto tante volte la mostra del museo della lingua italiana nel mondo, ecco, qual è la definizione di interesse che potrebbero avere gli stranieri in un museo del genere, Lucilla? Noi l'abbiamo provata a raccontare ogni volta mettendo in relazione la lingua con il paese che ospitava l'esposizione, appunto fatalmente temporanea, però questo è stato sicuramente un valore aggiunto, no? Nella possibilità di mostrare quello che rappresenta il italiano, quello che ha appunto la storia, le varie implicazioni di cui già abbiamo parlato, ma poi vedere specificamente cosa succedeva in quel posto. E ogni volta dagli archivi, dalle biblioteche, dei luoghi che hanno ospitato questa esposizione sono uscite fuori testimonianze vive di questo rapporto, che spesso era, come il caso di Mosca che citavo, ma anche recentemente la Mosca è stata a Skopje, anche lì sono venute fuori tracce di queste relazioni sempre molto proficue. Quindi consentire di osservare lo spessore di questo sempre interscambio, no? Che passa attraverso le parole, attraverso i documenti, le traduzioni, le storie delle persone, è sicuramente molto interessante anche per un pubblico che si avvicina all'italiano come studente, no? Come così semplice curioso di questo strumento. Quindi è molto, molto bello poterlo declinare volta per volta in modo singolo. Grazie Lucilla, anche perché Lucilla si è imbarcata con treni, aerei, navi, dappertutto, portando con questa mostra in Italia dovunque con grande successo. Chiuderei il ciclo di tavolo con una domanda a Giuseppe Antonelli, un po' difficile, ma secondo me molto bravo, saprà dare una risposta ottima. E l'oggetto che lo metteresti in questo museo, o la parola che non vorresti mettere in questo museo? La parola forse è più facile, perché forse la parola è no, sentiamo dire tantissimi no ultimamente, sembra diventato l'unico modo per relazionarsi reciprocamente anche rispetto a piccoli e grandi o grandissimi progetti che riguardano l'Italia, e per cui l'idea di cominciare con un sì è anche bene augurante da quel punto di vista. Il problema non è tanto quale oggetto non mettere, ma è come riuscire a gestire la quantità di rinunce che invece dovranno esserci fatalmente, cioè quanti oggetti rimarranno fuori, quali non possono rimanere fuori, quali temi non possono rimanere fuori. Io per esempio ho trascurato, per una serie di scelte che a catena mi hanno portato in quella direzione, la valorizzazione delle lingue locali, dei dialetti. Oppure mi ricordo che sia nella mostra in Fizzi, sia ovviamente a maggior ragione in quella a Zurigo, c'era comunque un'ampia sala dedicata alla storia dell'italiano in Svizzera. Per cui
e un'altra all'italiano all'estero, trattandosi di Antalighieri come ente che aveva promosso questo tipo di iniziativa. Per cui bisogna anche capire se un percorso come quello che io ho cercato di raccontare, molto lineare, può essere sufficiente a dare un'idea di tutte le strade che la lingua italiana avrebbe potuto prendere o non ha preso, di quelle che in un certo momento, periodo storico, hanno rappresentato delle realtà centrali, ma poi, fatalmente, come succede, sono state selezionate e escluse dallo sviluppo successivo. E di questo poi piacerebbe che continuassimo a parlare anche con Michele Cortelazzo e con Marco Mancini. Ne hai facoltà perché si chiude adesso lo storico giro di tavolo, quindi io lascio la parola proprio all'ottimo Giuseppe Antonelli che si è svicolato bene, è stata una bella risposta, complimenti, quindi vi ringrazio e ti lascio la parola a Giuseppe così terrai la seconda parte. Grazie Alessandro. Allora, la seconda parte è quella meno legata ai tre libri e più legata alla possibilità concreta di cominciare a lavorare per un progetto museo della lingua italiana, ma tu non puoi scappare Alessandro, no, adesso ci cambiamo i ruoli, ma tu sarai poi oggetto di domande. Michele Cortelazzo, presidente dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, comincio da te e comincio da come tu immagineresti un museo della lingua italiana, partendo dal fatto che, lo dicevamo, non ci possono essere solo documenti o testi e soprattutto non ci possono essere quei pezzi unici, quei documenti lì, quegli autografi, quelle prime edizioni, quelle glosse, quelle tracce fisiche che rendono unico un documento. Come si fa allora a pensare a un museo della lingua italiana che prescinda da questi pezzi unici? Allora, innanzitutto pare che già mettendosi nelle idee che abbiamo sentito in questa prima parte abbiamo riempito il museo. Allora, quindi vuol dire che la possibilità c'è anche semplicemente buttandovi qualche idea secondo le predilezioni. E credo che, l'hai detto tu, che alla fine questo c'è il primo problema, non tanto come facciamo a creare un museo, ma come facciamo a renderlo vivibile e selezionato. Certamente, Luca Seriani l'ha già detto, al giorno d'oggi abbiamo mille possibilità di creare delle esposizioni senza reperti unici, perché è questo che manca. Ecco, io ho letto, sentito parlando in questi giorni nel Museo della Lingua Italiana, che la lingua è un bene immateriale. Ma io direi no, più materiale della lingua ci sono poche cose, e della lingua italiana, perché la lingua italiana, essendo stata per buona parte della sua storia lingua scritta, si è materializzata appunto negli scritti, e quindi volendo i reperti li abbiamo. Quando poi è diventata lingua orale, contemporaneamente si sono sviluppati, quasi parallelo, le possibilità di riprodurre, di conservare e riprodurre l'oralità. Quindi è chiaro che noi abbiamo tutto una somma di cose che in originale, o cioè raramente in originale, ma certamente in copie ormai molto simili all'originale, possiamo esporre. Però adesso appunto le tecniche ci permettono di fare dei musei senza reperti, musei nei quali si va non solo a vedere, ma appunto anche quei giochi linguistici di cui si parlava prima possano essere fatti. Bene, musei che possono raccogliere, soprattutto appunto in forma digitalizzata, eccetera, molte più cose di quanto possono essere quelle che la Banca di Firenze voleva vedere esposte. Per esempio, venendo qui per oggi, io ho pensato che un museo ci potrebbe essere il jukebox della poesia italiana, cioè una raccolta in cui uno, vi dico subito, questa l'idea mi è venuta a Vicenza, c'era anni fa un ristorante dove nel bagno dei maschi
se si entrava si sentiva Carmelo Bene che recitava la Divina Commedia. Allora si potrebbe far uscire dai panni questa idea e portare i luoghi più deputati a questo. E le idee possono venire, moltissime, possono venire dalla lettura di questi libri, perché ci sono prospettive ancora legate, diciamo, al reperto materiale che serve, questo è stato detto prima, cioè un museo sicuramente virtuale è un po' contro la nostra idea di museo, per cui ci devono essere anche reperti reali, però io su istigazione di Giuseppe Antonelli e giocando sul fatto che si trova in una città vicino alla mia, io sabato sono andato a vedere il museo del Novecento che è stato aperto recentemente a Mestre, che è un museo bellissimo che vi suggerisco di vedere e dove non c'è un oggetto materiale che sia uno. Però come ho raccontato, io sono entrato lì alle 5 del pomeriggio e sono andato lì alle 8 perché ormai ero stanco di camminare, di stare in piedi, eccetera, senza averlo visitato tutto. Quindi le possibilità ci sono. E ormai i musei sono di questo genere. È chiaro che il problema maggiore è quello dell'ideazione. Magari con il secondo giro parliamo della selezione, che diciamo è anche dell'incrocio tra parti stabili e parti che cambiano nel tempo, perché proprio il fatto che abbiamo tante cose da inserire nel museo, noi dobbiamo pensare a un nucleo forte, indispensabile, che secondo me dovrebbe avere due direzioni, diciamo la diacronia e la sincronia, quindi la storia della lingua italiana, che credo che sia per tutti noi una questione essenziale, e poi però tutto quello che è non tanto la sincronia quanto la contemporaneità dell'italiano, diciamo, degli ultimi 100 anni, ma di questo magari parliamo nel prossimo. Grazie. Marco Mancini, punto di vista stavolta di un grottoro, quindi punto di vista, beh, che guarda, diciamo, dall'alto, non solo la lingua italiana. Come si racconta, come si mostra la lingua italiana? Intanto buonasera a tutti, naturalmente a me pare che l'intervento di Michele Conterasso abbia colto quello che secondo me è il punto più sfidante di questa, di questo argomento di questa sera, cioè il concetto di museo in realtà, perché è del tutto evidente che in un ambito come quello linguistico museo è una parola che si utilizza quasi direi in senso metaforico più che in senso puramente denotativo, cioè in poche parole, un museo della lingua si potrebbe definire quasi per via, come dire, di negazioni rispetto a quello che è un normale museo a cui noi siamo abituati, il museo, come diceva giustamente prima Conterasso, degli eventi materiali. Ora pensate un attimo come è organizzato un museo tradizionale. Un museo tradizionale è organizzato secondo il parametro, diciamo, dello spazio e il parametro del tempo, no? Gli oggetti materiali, non le parole, gli oggetti materiali sono, come dire, collocati in una serie di teche e noi viaggiamo lungo il tempo e lungo, diciamo, lo spazio, guidati di fatto dall'allestimento del museo stesso. Il visitatore del museo in quel caso è quasi solo un visitatore con un assetto passivo nei confronti di ciò che vede, ciò che legge, però sono da scalire naturalmente, no? Chi vuole leggere, che spiegano, che collocano e via dicendo. La lingua non è questo. Questo è il punto più interessante di questo discorso che stiamo facendo sul museo. Perché la lingua intanto è assimilabile metaforicamente a un oggetto, ma non è un oggetto. Nell'articolo che stamattina ha scritto Lucilla Pizzoli, che è uscito sull'Avvenire, c'è una frase che mi ha colpito particolarmente, me la sono anche scritta. È necessario rimando a situazioni esperienziali. Vero, giusto, la lingua, non essendo un oggetto, è un'azione, intanto, perché è comunicazione parallelamente. Ora, come si rende in un ipotetico museo l'oggetto che non è un oggetto? Forse più che un oggetto, in realtà è un soggetto, è
con la storia dei soggetti parlanti, che la lingua esiste perché ci sono i parlanti, sembra un truismo, ma non lo è, ma quello che volevo dire è che secondo me la concezione di un museo della lingua italiana dovrebbe essere una concezione che supera questa diciamo idea del rapporto con degli oggetti, quindi va addirittura al di là della stessa organizzazione, no? Delle ipotetiche diciamo stanze e dei tre piani di cui ci parla Giuseppe Antonelli nel suo volume. Dovrebbe essere un qualche cosa in cui il visitatore si trova a che fare con quella polifonia che è tipica della lingua, cioè deve intanto percepire la lingua. Quindi benissimo l'idea di utilizzare tutti i possibili mezzi, come dire, multimediali, la virtualità telematica, che ci fa anche ascoltare, guardate, dopo che il primo re ci ha ricostruito male il palio latino dell'VIII secolo a.C., ormai credo che tutto sia possibile, non è che tutto possibile. Male, non lo voglio intendere tanto perché non è l'oggetto di stasera, però che gli spettatori sappiano che è ricostruito male. Chiusa questa parentesi. Quindi il fatto di voler ascoltare anche la lingua e gli ambienti della lingua, quindi per esempio, sì, certo, gli oggetti, ma gli oggetti devono essere accompagnati in qualche modo da quello che crea, come dire, delle stanze virtuali in ciascuna delle quali c'è un ambiente della comunicazione linguistica. Per essere molto concreti, questo significa che se parliamo per esempio della lingua, dove Antonelli torna più forte su questo argomento, che è molto interessante, la lingua per esempio del doppiaggio cinematografico, come sapete, è radicalmente cambiata negli anni 30, no, agli anni 60. Perché io ovviamente c'è poi anche un'ideologia, no, del cinema diversa. Ebbene, è molto semplice ricostruire, no, l'ambiente dei tre fondi bianchi, per così dire, no, le famose tende, e far, come dire, ascoltare le parole in quegli ambienti. Ma gli ambienti sono anche i gruppi sociali che naturalmente sono i soggetti di quella lingua. Quella è un'altra sfida che secondo me il museo dovrebbe in qualche modo cogliere. Non è una cosa impossibile. Io non ho visto questo museo di Messe, dove naturalmente andrò di corsa, perché la descrizione che ha fatto Cortellazzi è davvero affascinante, ma è quella l'idea, cioè superare il più possibile, no, un'immagine, come dire, un po' vecchiotta della lingua come una cosa che ci troviamo di fronte, no? La lingua tutto è meno una cosa. Quindi, in quanto tale, dobbiamo riuscire a farlo percepire anche per questa sua non, scusate il termine filosofico, causalità. Non è questo. Sono tutti parlanti, sono le azioni linguistiche, il commercio linguistico, la comunicazione. Ecco, questo credo che sia la cosa che si dovrebbe proporre un museo. I modi, i mezzi, gli strumenti per farlo ci sono. Adesso giustamente magari ne parleremo nella seconda puntata, cioè capire poi come e chi realizza una cosa del genere. Però secondo me questa qui non è un sogno, questa è una cosa che si può tranquillamente fare. Tra l'altro, andiamoci chiaro, anticipo una cosa che direi nella ripresa, è una tipica cosa che gli sponsor di Roma e anche a Valanghe, questo è poco ma sicuro, perché è evidente che se solo voi pensate agli oggetti che possono accompagnare, no? Come le famose sigarette che si vedono nei film, che sono la famosa pubblicità occulta, o le Mercedes, chissà perché sono solo Audi e Mercedes nel film di James Bond, ci sarà pure un motivo, no? Probabilmente perché quelli pagano. Beh, anche questo è un modo, come dire, di sostegno occulto che potrebbe aiutare la realizzazione del museo. Grazie a Marco Mancini. A proposito di anglicismi, quello lì si chiama product placement, così insegnano in famiglia persone che hanno fatto pubblicitario o la pubblicitaria. Ma quello è dichiarato, mentre quello che diceva lui era sottile, era nascosto. Esatto. Sì. Comunque, Lucilla Pizzoli è stata chiamata in causa, voleva riprendere la parola su questo aspetto del museo come esperienza. Sì, no, molto velocemente, una glossa per insomma estendere quella, vediamo che molto cortesemente Marco Mancini ha ripreso dall'articolo di stamattina, e
effettivamente noi dobbiamo pensare di superare una concezione del museo come luogo della conservazione. I musei sono nati con questa funzione e hanno avuto ovviamente anche accanto a questo una funzione didattica. Evidentemente abbiamo ora l'esigenza, ma anche proprio come non solo per i musei, anche per le mostre, no? Si pone questa stessa necessità di presentare delle esperienze, che sono esperienze conoscitive, esperienze anche di piacere, che vengono proposte in tutti i musei di nuova generazione, a partire da quello di cui si sta parlando qui, e che sono sostenute anche dalle potenzialità tecnologiche. Tanto per richiamare a quello che succedeva nel 2003, per richiamarmi a questo, noi eravamo sì molto affascinati dall'idea della doccia sonora, che era, secondo il nostro allestitore, un ambiente entro il quale il suono era contenuto, quindi il visitatore poteva entrare in uno spazio, uscire da quella serie di centimetri, insomma, e non sentire più quello che l'altoparlante proponeva. Era una cosa primitiva, se pensiamo oggi, come con gli occhiali 3D, insomma tutto quello che si può fare che è sfruttato dai musei e dagli allestimenti di nuova generazione, ci può consentire di portarci da un luogo, un'esposizione a New York che consente di visitare i luoghi di Google Maps, no? E camminando dentro i posti, sentendosi fisicamente in quei luoghi lì. Quindi possiamo fare davvero tantissimo su questo piano, insomma, non solo vedere i documenti, sfogliarli, toccarli se sono riproposti, ma anche parlare con gli autori in qualche maniera, non trovarci nel loro spazio geografico. Quindi sicuramente questo aspetto va molto sfruttato. Grazie anche a Lucilla Pizzoli. A questo punto abbiamo un'idea un po' più chiara, l'idea è quella di un museo interattivo, immersivo, esperienziale, in cui non ci sia solo la parola scritta ma anche la parola detta, sia legata agli ambienti della comunicazione, un museo dinamico e non statico. Passerei alla seconda fase della discussione, quella che per certi versi è forse meno affascinante e divertente, ma è essenziale per poter fare dei passi avanti nella direzione di un progetto Museo della Lingua Italiana. Io sono davvero molto felice di vedere qui rappresentate tutte le massime istituzioni che si occupano di lingua italiana, l'Accademia della Crusca, la Dante Alighieri, i Lincei, l'Associazione per la Storia della Lingua. E è anche forse il momento di cominciare a capire come, mantenendo questa compattezza di intenti, si può arrivare concretamente a realizzare un museo della lingua italiana. E allora mi rivolgo subito ad Alessandro Masi. Da quello che sentivamo, Alessandro, oltre ovviamente a cercare ascolto e referenti nei vari ministeri, nelle istituzioni relative, i beni culturali, l'istruzione, la ricerca, ma direi anche il Ministero degli Esteri, perché stiamo parlando di un'opera che dovrebbe servire a promuovere la lingua italiana e l'Italia nel mondo. Si può pensare, adesso quando sentivo parlare di tutti questi materiali audiovisivi, per esempio a una collaborazione con la RAI, con l'Istituto Luce. Ecco, Alessandro, tu da dove cominceresti? Alla fine il grande artefice di quello straordinario risultato che è stata la mostra Uffizi, sei stato tu, perché poi la prima volta ci hanno detto di no, e poi pian piano però evidentemente tu sei riuscito a convincerli. Proprio da dove cominciamo? Intanto questo museo deve stare in una sola città, in quale città? Deve essere organizzato in un palazzo, deve invece avere una struttura ad hoc, deve limitarsi a un'esposizione, o può diventare, come a me piacerebbe che fosse, un centro culturale, un posto dove c'è un auditorium, un teatro, una libreria, una biblioteca, perché no, un caffè, un ristorante. Alessandro. Grazie, Giuseppe. Io penso che dobbiamo partire da due principi, due concetti essenziali. Uno, quello che è stato spesso prima da Corterazzo e Mancini, ossia sulla fiabilità del concetto materiale del museo. Noi siamo abituati al museo perché abbiamo questa concezione ottocentesca del museo che conserva la prima. Oggi in realtà il museo è un
po' come quello che sta accadendo oggi, è il contenitore del materiale, quindi in realtà tu puoi anche non avere un'opera e devo dire che non necessariamente solo quel museo può contenere un'opera, posso tenerla in questa nuvola, in questa cloud, tanti spazi in tanti posti differenti. Certo, se c'è però un concetto sul quale lavorerei molto e che deve essere depositario di questo museo, è il concetto dell'identità nazionale. Cioè, se c'è una riflessione che questo museo ci dovrebbe dare e far muovere, è sicuramente su quei principi di identità nazionale. Perché se noi andiamo in un museo della lingua e non andiamo in un museo di opere d'arte, perché il museo di opere d'arte fondamentalmente dobbiamo avere dei bei colori, delle belle forme, delle belle sculture, ma andiamo sul principio, come ricordava prima sia Marazzini che Seriani, su un patrimonio serio della nazione. Mi sembra di Gramsci a dire quando i motivi politici si fanno seri, la lingua torna ad essere un argomento fondamentale. Beh, ecco, un museo che abbia uno spazio e uno spazio e non luogo, ma che abbia però il luogo dell'identità nazionale, che dia agli italiani la capacità di pensare, perché la lingua è il principio fondante di quello che siamo noi italiani. Quindi due funzioni, una molto nuvola e l'altra appunto invece molto seria, sì, questo. Ma comunque i soggetti che tu hai indicati ovviamente sono tutti soggetti che sono già dentro in questa grande nuvola. Antonio Marzini. Beh, intanto adesso stiamo muovendoci con molta libertà, però credo che bisognerà poi decidere se è un museo che spinge molto, totalmente, nella direzione del virtuale o se è un museo che combina il virtuale e il reale. Perché il reale penso anche flessibile, come si parlava prima, quando si diceva che prendere in mano un fatto flessibile, cosa che è possibile fare con un pubblico, mentre invece l'originale se non prendere in mano l'originale di un manoscritto, è un'esperienza istruttiva, perché prima avete avuto la bontà di citare la relazione di Manzoni che ho curato per i 150 anni dell'Unità d'Italia, realizzata dalla Grande Righiere e da Imago, che è maestra nel fare questi facsimili. Beh, io in casa, quando tiro fuori dalla scatola quel facsimile, in casa mia, ne abbiamo uno, ho l'impressione di averlo rubato dalla biblioteca reale di Torino, giuro. Cioè, devo andare a vedere alcuni particolari che conosco solo io per riconoscere che quello è il facsimile e non l'originale. Quindi, e ora tra l'altro Imago sta facendo questa biblioteca di Dante che è bellissima. Sono stati fermati dalla guardia di casa, non riuscivo a capire perché portavano l'originale. Quindi, naturalmente quindi il facsimile non ci porta verso il virtuale, ci porta verso un virtuale molto concreto. Penso alla combinazione degli elementi. Ecco, un modello secondo me potrebbe essere, non so se voi l'avete visitato, il Museo del Violino di Cremona, che ha molte parti virtuali, dai tavoli in cui muovendo tu puoi scoperchiare i violini entrare dentro, però quando alzi gli occhi c'è una fantastica collezione di violini appesi dietro, ripeti anche i proiettili, tutti piccati lì, e li puoi sentire suonare tra l'altro, perché vai nella stanza, perché il numero schiaccia. Ecco, quindi esistono molte idee, se vai totalmente verso il virtuale, allora non hai bisogno nemmeno di una sede del museo, perché per fare un museo ti piace attraverso internet, no? È possibile anche questo, non è possibile. La Crusca ha una specie di museo della lingua italiana che è il Vivid, Vivid italiano, che si rivolge agli stranieri, in fondo è una cosa del genere, perché vai lì, dici sul tasto e senti parlare la gente della Valle di Po, no? Quindi una cosa di questo genere si può fare e bisognerà riflettere, no? Su tutto questo. Poi, ecco, noi in Crusca abbiamo la Pala di Pettaroso, fratello bambino di Pettaroso,
possibile, perché per esempio io mi sono messo in testa di far mettere sulla casa di Pietro Bembo, che è dietro le coppelle, a distanza minima da qua, che porta attualmente due targhe, ben due targhe, che ricordano il soggiorno di Garibaldi, e nulla c'è sulla strada che ricordi i lunghi anni trascorsi da Bembo lì dentro, ospite della casa, pazienza della casa, non è Bembo, no? E la Crusca ha già deliberato di mettere, peraltro sono le stanze ancora affrescate, come ha detto di Bembo, all'interno, sede della Fondazione Sturzo, è disposta a mettere la targa. E ho chiesto personalmente alla Raggi, che ho incontrato per lui di mandare la Presidenza della Repubblica, se era disposta, la targa per il nome naturalmente un po' in italiano. No, no, ma perché non la mette la Russia, così come è stato messo una stella in corso del Placido Capuano, no? Da Sabatini. Ecco, allora anche le città in fondo offrono percorsi linguistici che ricordano grandi personaggi, grandi eventi, in questo caso sono il principe dei drammatici italiani. E è ancora una cosa diversa, somiglia a certi musei. Poi naturalmente è vero, oggi abbiamo delle possibilità straordinarie, che si diceva della RAI, le teche RAI offrono già ora, vada a frugare in YouTube, delle cose straordinarie, cioè la possibilità di sentire la voce dei nostri grandi scrittori. Quindi tiri fuori Pasolini, tiri fuori Montale, Zanzotto ha un'infinità di interventi. E non è così, cioè, D'Annunzio sì, se ne prende, c'è cioè una piccola battuta, c'è cioè, un che si sente la vicina di D'Annunzio di Parma. Indietro è sempre difficile, cioè è un privilegio questo di avere la voce, quindi Mancini dice che deve essere una voce, poi naturalmente deve essere un museo didattico, quindi io penso che sia giusto, per esempio, ecco, lì si può riflettere, questo museo didattico deve essere uguale all'esterno, cioè se io che sono di Torino, come dicevo, vado spasso per portare la razza a Torino e ricordo che non davo spasso da ragazzo, il cambiamento linguistico già si deve comunque della città, oggi è un piede, non sento parlare arabo, sulle macellerie arabe, no? E ricordo quando si parlavano tutti i dialetti meridionali, Rolfs andava a Porta Palazzo, si sedeva, faceva il gioco di riconoscere la provenienza dei parlanti, dicendo tutti, piuttosto della Calabria. Allora, lo spazio esterno di questo museo dovrebbe essere non copiato, perché siamo piano. Allora non pare che stai fuori e la voce la senti dalla viva realtà, però probabilmente può essere educativo, cioè guidare un visitatore che quando ritorna allo spazio esterno impara ad ascoltare. Pasolini diceva che gli italiani non sono fonologi, non capiscono niente la lingua, dice andate sulle piazze e fate osservazioni. Ecco, io prendendoci gusto, adesso possiamo sognare più caramente, no? Poi dobbiamo cercare gli sponsor. Il discorso però davvero inventare un museo di questo genere è una bella impresa, ecco, è un'impresa che forse è quasi più gratificante che scrivere un libro anche di polemica. Grazie a Claudio Marazzini. Marco Mancini, come, dove, quando? È semplice, perché alla luce di quello che abbiamo appena detto, stiamo amabilmente conversando, si capisce che la cosa forse più importante è la progettazione. Ma vado subito sul concreto, perché mi pare capire che l'invito ad essere concreti. Allora, ci vuole una progettazione fortemente innovativa naturalmente da parte di persone di dialogo ovviamente con i linguisti, ma al tempo stesso siano capaci di mettere su un allestimento che risponde a quei criteri che più o meno stavamo condividendo. Io, ciascuno di noi ha in mente mostre, no? Musei, cose, cioè, io ce l'ho uno in testa, molto colpito, che era la mostra organizzata da Cavalli Sforza e da Telmo Piovani su Homo Sapiens, che era una mostra bellissima, straordinaria, che ha girato l'Italia tra l'altro,
in cui di nuovo avevi la possibilità di sia gli oggetti, naturalmente, quindi io sono d'accordo con quello che dice Marazzi, cioè l'idea che non dobbiamo dimenticare gli oggetti non fossero, i testi sono comunque dei documenti monumenti della lingua italiana, quindi non possono non esserci. L'unico problema è che secondo me invece di essere appunto una teca quasi muta, per così dire, devono essere appunto oggetto, scusate il bisticcio, di una conversazione con il visitatore. E questo credo che dal punto di vista multimediale ormai si possa fare. Noi stessi, quando andiamo sugli straordinari siti della Biblioteca Vaticana per consultare i manoscritti, certo che si ricorda quando ci andavamo invece, quando ci facevano entrare, non era meno semplice. Tanti anni fa, adesso sono più volte, sono più di 16.000 manoscritti che tu puoi non solo consultare, non solo puoi sfogliare, proprio nel senso fisicamente sfogliare. Quindi è chiaro che questa è una parte, per così dire, all'estimento che deve rimanere, seppur rivisto in maniera moderna. Quindi ci vuole un allestimento fatto anche da persone che siano in grado di allestire diciamo, mostre, musei in modo praticamente innovativo. Uno. Questo credo tra l'altro che significhi collaborazione anche con appunto, strutture museali che già hanno messo su, come dire, impianti di questo genere. Quella che ricordavo di Marco Terrazzo mi sembra particolarmente interessante. Io penso alle altre cose che fa anche Max qua a Roma, no? Ho fatto uno sul organizzato con il Ministero, no? Con gli artisti e la fisica astronomica, vuol dire una mostra davvero notevole. Quindi è evidente che da questo punto di vista l'aspetto ideativo è centrale. L'aspetto ideativo però non deve far dimenticare chi devono essere i coordinatori, no? Di un'iniziativa di questo genere. Ma praticamente sono quelli qua presenti, no? Non è inutile dirlo. Nel senso che è evidente che devono essere le istituzioni che fungono da perno di un'iniziativa che poi a raggiera può toccare anche enti di ricerca, università e via dicendo. Dove? Allora, secondo me, proprio la natura della lingua, non è pensabile che il museo sia un museo fisso, il Museo Nazionale delle Terme. Cioè, è un museo che deve avere almeno una parte itinerante. Se poi l'itinerare, usare il bisticcio anche qui, deve essere telematico, cioè deve essere un navigare, come suggeriva prima il Presidente della Repubblica, anche questo può andare benissimo. Il problema fondamentale è che non si deve dare l'idea che un museo sulla lingua italiana sia, come dire, polarizzato, no? In un luogo fisso da cui non si muoverà mai, perché la lingua italiana, tra l'altro anche la sua stessa storia, è notoriamente policentrica, no? E conseguentemente in qualche modo questo policentrismo si deve riflettere anche nella stessa struttura museale. Certo, io, e qui lo faccio per Luca Seriani, io qui che nasceva lei di una struttura, ma è una provocazione, lo dico subito, una provocazione dall'affetto e dall'amicizia. Secondo me, caro Luca, una struttura da riattare per metterci almeno, come dire, la base solida, hardware del museo dovrebbe essere il porto fluviale di Roma, dove io e te facevo una volta una mitica gita a piedi, perché è una zona, come dire, da rivalutare. Allora, è vicina anche, no? a tanti poli, anche museali, a parte scherzi naturalmente. Quello che è importante secondo me è che questa realizzazione avvenga con delle idee già chiare e che non copi, se non fosse in parte, strutture già esistenti. Perché la lingua è, scusate, sì, esiste, ma almeno questo messaggio lo vorrei, come dire, trasferire all'uditorio, è una cosa assolutamente sui generis. Non è un vaso, non è un reperto, anche la lingua scritta è una vaga eco di quella della lingua parlata. Ora è chiaro che nel passato, no? Però c'è sempre il primo re, nel passato è molto complicato ricostruire, no, il parlato, ma non è possibile, non è possibile, abbiamo, no, il modo di farlo. Quindi secondo me questa è un'altra sfida che potremmo mettere in campo e che sicuramente vinceremo
con i mezzi di cui oggi abbiamo. Quindi questa secondo me è l'idea. Poi ricordatevi un'ultima cosa, permettimi Giuseppe, la vecchia metafora di Wittgenstein della lingua, rivalutare l'Antonino Pagliaro, questa cosa non tutti la conoscono, perché dovete sapere che Wittgenstein diceva che la lingua era come una città, come i suoi quartieri, no? Le sue strade, le sue periferie, mentre invece così argutamente Antonino Pagliaro diceva che la lingua è come una bidonville, quindi aveva un'idea secondo me molto più realistica di quanto l'avesse il grande filosofo del linguaggio austriaco. Quindi credo che, diciamo, proprio perché la lingua è una città, no? E quindi è un labirinto, questa idea affastellata della lingua, ecco, questa idea affastellata dovrebbe essere in qualche modo trasferita all'ipotetico visitatore del Museo della Lingua. Grazie Marco Mancini, Michele Cortelazzo, anche perché appunto so che poi deve scappare via. Allora, cominciamo dal nome, da dove, scusate. È un lapsus, anche il nome, allora, visto che ho fatto lapsus, Freud mi dice che allora lo devo dire. Ecco, bisognerebbe anche pensare se questa cosa la chiamiamo museo, anche perché il museo della lingua potrebbe far pensare anche una lingua da museo con la pressione, diciamo, di altre lingue, quindi dovremmo pensare che questo, anche se ormai proprio le concezioni moderne di museo non è più questa idea ottocentesca, e quindi forse anche la semantica di museo adesso è semplificata, però poi non è che abbiamo tante alternative, abbiamo esposizione ma poco altro, quindi però anche questo dovrebbe essere un pensiero. Su dove? Ecco, io vorrei prima aver dato adito a un'idea di eccesso di virtualità. Io credo appunto che l'iniziativa di cui stiamo parlando ha bisogno di una fisicità, cioè di un posto in cui si va apposta per vedere, imparare qualcosa sulla lingua. Sarebbe, risolverebbe un problema averla appunto virtuale, diffusa, eccetera, perché non bisogna fare una scelta, invece quando si decide un dove, la scelta. E Bosco ci direbbe che il museo si fa dove ci sono i soldi per farlo, perché e alla fine è questa. Se però noi vediamo in astratto, è chiaro, ci sono o due grandi città identitarie per la lingua. Una è ovviamente Roma come capitale italiana, e l'altra è altrettanto ovviamente Firenze come culla dell'italiano, e anche perché su un piano più di ricerca e di studio c'è l'Accademia della Crusca. Oppure si potrebbe pensare, con un problema, siamo sicuri che qualcuno quando è a Firenze o a Roma viene a vedere il Museo della Lingua e non il Colosseo, San Pietro, Santa Maria in Fiore, eccetera? Questo è un pensiero da fare, chiedendo anche a chi è in grado di studiare queste cose. Se no, bisognerebbe pensare ad altre città, dove però forse ci sono ancora meno soldi di queste di cui stiamo parlando, che possono avere una significatività per la lingua italiana, che possono essere però su percorsi facilmente raggiungibili. È chiaro, per esempio, il Fiorino è a Cremona, non c'è niente. La lingua, se non fosse che Firenze è già una grande città, secondo me andrebbe a Firenze. Però, per esempio, abbiamo città, dico due a caso, venendo meno al campanilismo della mia città, perché so io, città tipo Verona, tipo Ferrara, cioè città nelle quali c'è un turismo, ma non così forte. Però il primo principio è: dove c'è qualcuno che è in grado di costruire questo museo, si fa lì. Secondo, appunto, deve esserci una fisicità, quindi l'idea, per esempio, di avere il facsimile non nella teca, ma da toccare, da girare, da sfogliare. Questo è insito in quella materialità che dicevo prima della lingua, che credo che sia essenziale, perché appunto
tutto il resto noi possiamo sentire con le teche, con il giornale Russo. Io, appunto, io farei partire la contemporaneità del primo dopoguerra, perché vuol dire la nascita della radio, per esempio, vuol dire la nascita del discorso politico pubblico di massa, e questo vuol dire anche avere delle cose che danno visibilità, quindi un piano storico e un piano contemporaneo con queste caratteristiche. Ed è chiaro che un museo della lingua dovrebbe avere due finalità principali, a parte quello di contenitore della memoria, eccetera. Quello didattico, assolutamente, e quello anche di avere un punto di riferimento scientificamente serio, ma aperto a tutti. E quindi, per esempio, l'idea che diceva Giuseppe dell'auditorium, per esempio, dovrebbe far parte di questa idea di museo. Ovviamente, voi capite benissimo che noi stiamo, poi dovremmo fare bilancio di previsione dopo aver detto tutte queste cose, e per fortuna fra un po' il treno, quindi mi posso fermare qui. Grazie anche a Michele Cortelazzo. Sì, sicuramente la parte didattica è una cosa che avevo anche immaginato nel mio museo, con dei pezzi in ogni sala che sono scelti e raccontati proprio pensando a un pubblico di ragazzi, le scuole medie, inferiori o superiori, come si chiamavano un tempo. Dunque la destinazione didattica rimane comunque una vocazione di ogni museo. Lascerei le conclusioni, perché ormai sono le 7, a Luca Seriani. Mi pare che siano emerse molte cose interessanti, alcune largamente condivise, per esempio il fatto che ci deve essere una componente di lingua azione, anche una componente di lingua causalità, per riprendere la parola di Marco Mancini, relativa naturalmente ai documenti storici. Questo è una cosa su cui siamo stati tutti, direi, d'accordo, e anche il punto di neanche emerso il principio di dare comunque una larga parte, non totale, ma insomma una larga parte agli aspetti tematici. Vengo a due punti. Il primo è stato già sfiorato, e cioè quello della sede. Io personalmente ritengo che la sede non possa che essere diffusa. Roma e Firenze sono due candidati naturali, naturalmente, ma pensiamo anche a Milano. Dal punto di vista proprio linguistico, Milano è la città italiana che ha in qualche modo realizzato un esempio vivo di lingua parlata unitaria. E questa era una tesi che all'epoca fece molto discutere, di un libro di Nora Galli dei Paradisi. Siamo negli anni 70. Lei, sulla base di un campione di parlanti di Roma, Firenze e Milano, sostenne la tesi, che tutto sommato aveva secondo me un certo fondamento, che l'italiano più vicino a un ideale pronuncia senza accento fosse quello che si parlava a Milano e non a Firenze e a Roma, dove l'interferenza con la parlata locale è molto forte. Io ho sempre pensato che a Milano ci sia, permettetemi questo piccolo ma insomma comprensibile tecnicismo, un vocalismo molto marcato in senso regionale, i famosi bene, tre, però c'è un consonantismo che da questo punto di vista potrebbero invidiare sia i romani con la loro tendenza alla deglizione, no, è deudato, sia i fiorentini con la tendenza alla gorgia, all'aspirantizzazione, il deputato. Le consonanti milanesi le pronunciano perfettamente, ma questo può essere un gioco. Milano è uno dei possibili candidati, non perché la città è così importante, eccetera, ma proprio per ragioni strettamente linguistiche. Un altro punto, questo era il primo, non sede diffuso, sede accentrata. Un altro punto che mi sembra importante, questo l'ha toccato Marco Mancini, e poi è stato ripreso da altri, è il problema centrale. Dello sponsor. Ora, io non credo che si possa fare eccessivo investimento su finanziamenti pubblici per le ragioni che
possiamo facilmente immaginare, non siamo in una fase di espansione, usiamo questa ridotta eufemistica della nostra economia. Quindi pensare che ci possa essere un consistente investimento pubblico mi sembra un po' difficile. Ci possono essere, però, a cui raccolgo con piena visione un'idea avanzata da Marco, ci possono essere però i finanziatori privati attraverso forma di pubblicità occulta. Io credo che non si possa, non si debba avere paura di questa presenza del privato, e non si debba avere paura del privato. Suggerisco anche un'altra possibilità, forse potrebbe fare arricciare il naso a qualcuno, se si parla di forme regionali, oppure hanno una certa importanza, viene in mente in primo luogo la presenza di termini legati alla gastronomia. Pensiamo al fatto che una delle parole italiane più diffuse all'estero in anni recenti, quindi non pizza, è la parola tiramisù, che è un bel esempio di regionalismo veneto, o anche carpaccio per restare ancora in Veneto. E sono regionalismi che possono naturalmente trovare un corrispettivo, senza voler per forza copiare l'idea, peraltro brillante, di Oscar Farnini su Italy, di organizzare dei ristoranti locali con trovando il modo di valorizzare poi questa componente regionale. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere un orizzonte da tenere presente fin dall'inizio, la presenza di sponsor privati, una volta che naturalmente l'idea del museo, come vorremmo chiamarlo, capisco le osservazioni di Michele Cortelazzo a proposito del carattere un po' riduttivo di museo, nella fattispecie naturalmente, tuttavia oggi il museo indica delle realtà estremamente avanzate dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista della proposta dei materiali. Abbiamo ricordato lo stesso Cortelazzo, il museo del Novecento di Mestre, ma pensiamo anche al nostro Maxi a Roma, che è un museo molto avanzato, quindi ci sarebbe questo vantaggio di mantenere la parola museo. E comunque, una volta che questa iniziativa abbia incontrato l'avallo, il patrocinio, l'appoggio anche in una certa misura finanziaria delle istituzioni pubbliche, questo è il primo passo assolutamente centrale da compiere, e poi naturalmente si può pensare anche ad una rete di sponsor privati. Personalmente non avrei assolutamente nulla in contrario, anzi mi sembrerebbe un modo per passare dalla virtualità del progetto alla concretezza di una sua esecuzione. Abbiamo forse ancora un quarto d'ora, 20 minuti, se c'è qualcuno che vuole intervenire, prendere la parola, dare il proprio contributo, fare qualche osservazione. E prego, magari non ti vedo, ecco, se può venire qui così le diamo un microfono. No, ma io ho una voce, quindi sento sì, tutti. Complimenti. Semplicemente volevo dire che uno degli aspetti da mettere in evidenza in un museo è la sonorità della lingua italiana. Il suono musicale della lingua italiana. Per esempio, entrando in un museo, sentire una parola come figliuolo oppure aiuolo, di per sé sono termini che sono già poesie. Grazie. Prego. Io vorrei dire una cosa, ma rimanendo seduta anche lei ha una voce sempre. Allora, non sono una linguista. Sono una sovrintendente, mi chiamo Antonella Fusco, sono una dirigente dei beni culturali e da molti anni faccio musei. Grazie di essere qui. Grazie a voi di aver organizzato questa cosa. Devo confessare che oltre alla presenza di Marco Mancini, che non vedevo da un po' di tempo, ero molto molto attratta dal titolo, perché mi sembrava che siamo pronti per un museo della lingua italiana che mi chiamasse a colloquio come pubblico. E come pubblico devo dire che ancora bisogna fare un po' di lavoro,
perché oggi i dettami dell'International Council of Museums, delle grandi esperienze che voi stessi avete citato nel comunicato stampa, i musei della lingua sono dappertutto, partono dal pubblico, partono dall'analisi del pubblico e da lì tutto poi discende a cascata molto più facilmente. È un lavoro preliminare difficile, arduo, che però dà sempre risultati ottimi perché si tasta il polso della situazione, poi in aggiunta ci sarà qualche turista, qualche padrone, ma non è così importante. E però devo dire che nel mio vecchio napoletano questo titolo suonava: siamo pronti per un museo delle lingue italiane. E credo che questo ci aiuterebbe altrettanto, perché questa diffusione, questa diversità, questa differenza che tutte insieme costruisce la nostra lingua, verrebbe più ad emergere immediatamente. Quindi ci potrebbe essere, così abbraccio, perché concordo con tutto quello che è stato detto naturalmente, ci potrebbe essere, non so quello duro, quello che avete definito l'hardware, a me piace più il zoccolo duro in italiano, che potrebbe avere una sede, che non dovremmo aver vergogna a etichettare come nazionale, perché dove funzionano, come per esempio negli Stati Uniti, le etichette, i musei smithsoniani, no? Sul Mall a Washington, sono tutti musei nazionali e poi danno l'impronta in tutto il territorio, in tutti gli Stati Uniti e altri musei, però costruiscono un modello e il modello è flessibile, è rinnovabile, è implementabile. Pensavo che voi stesse candidato a Palazzo Firenze, che ancora tanti inquilini e quindi tutto sommato forse c'è da fare un lavoro di risistemazione, immagino che a Massimo questo non ci piacerebbe. Però nella mia mente onestamente si è aperto mentre ne parlavate un altro luogo, un'altra sede che mi sembrerebbe ideale ed è Palazzo Caetani. Perché a Palazzo Caetani noi possiamo contare, noi scusate se parlo con il Ministero dei Beni Culturali, ma un po' di scioltismo ci vuole, possiamo contare sulla discoteca di Stato, con il suo grandissimo archivio sonoro, che è anche l'archivio ad esempio di tutti i discorsi novecenteschi, abbiamo parlato di radio, c'è tutta lei anche lì. Quindi significa che tu vai, fai una richiesta, ti siedi con la tua cuffia e ti ascolti, oltre a tantissima meravigliosa musica, anche tutto quello che è la lingua italiana nel suo farsi del Novecento. Hanno un auditorium perfetto. E Marco, pensavo che un po' di poesia trovatorica per noi sentita con liuto non ci dispiacerebbe un museo della lingua italiana. Rendere vivo tutto questo con una serie di eventi, di appuntamenti come la Dante sta facendo in questi anni qui, che anche questa settimana ci sono tre volte, tre occasioni per venire, non se ne può più, ma ci sono. Cioè, non possiamo leggere questo ritmo. Non possiamo leggere questo ritmo. E poi c'è sulla biblioteca di storia moderna contemporanea, un'altra grande fucina culturale, oltre a essere il luogo oggi della riflessione sulla cultura contemporanea. Quindi, come vedete, sono sedi già fatte, magari bisognerà svoltare, magari bisognerà farsi spazio, ma è un'ottica di sinergia tra tutte le associazioni e le strutture che qui sono presenti, si potrebbe per esempio pensare di collocare un settore, un segmento e che poi sia davvero in continua elaborazione. Noi abbiamo questo benedetto Senato della Repubblica che ancora una volta ha bloccato la ratifica della Convenzione di Faro. La Convenzione di Faro è uno strumento che in tutta Europa sta garantendo non solo grandi elaborazioni culturali, perché riporta l'accento sulle comunità che producono, ma anche e soprattutto finanziamenti. Anche questa meravigliosa parola, perché poi guardate, non è che costi più di tanto, eh? Non bisogna mica spaventarsi molto, una volta che esistono già i luoghi e le strutture si è già fatto un bel passo avanti, non sarà un allestimento in più che spaventerà il nostro mondo. C'è molto da fare, però siete già un pezzo avanti, mi scuso se da non linguista ho voluto confortarvi di questo. Un contributo preziosamente concreto, quindi davvero grazie anche per questa splendida idea, questo splendido suggerimento di Renzo Pena. Io volevo dire una cosa semplicissima, non da profano, non sono un linguista. Siccome del nome già si è parlato, la difficoltà eccetera, non si potrebbe lanciare un breve, perché così ci sbrighiamo e andiamo avanti velocemente con questo meraviglioso progetto, di fare il concorso magari regolato da Radio 3, che possa l'utenza di Radio 3 che possa suggerire sulla base di linee guida date l'invenzione del nome, la scelta del nome.
parleremo a Marino Cimbatti, sicuramente. Grazie per il suggerimento. Vai. No, volevo fare un'osservazione da vecchio biologo. È strepitoso il fatto che tutti quanti noi vediamo nella parola museo, no? Una valenza che è reale, di no? Un oggetto, insomma, un po' stantino, no? Pensate che all'inizio il museo era una cosa ad Alessandria, era una cosa tutto diversa, era un'istituzione culturale, era un'accademia in cui filosofi, geografi, astronomi si confrontavano e parlavano fra di loro. Quindi era un po' l'idea, come dire, dinamica che proprio Luca prima stava facendo, no? Di un luogo in cui si possono fare quindi tante cose, no? L'istituzione culturale. Pensate la semantica di questo termine come incredibilmente cambiato. Però siccome un racconto bellissimo potremmo raccontarlo ai nostri visitatori all'inizio del museo raccontandogli proprio questo. Quando i poeti mi comandavano. Che non è detto sia sempre un problema. Qualche altro intervento? Per quanto possa diciamo avere importanza, io volevo innanzitutto dire che l'idea di un museo della lingua italiana mi sembra meraviglioso ed è stato molto ben accolto e anche ampiamente rilanciato dai social in questi giorni. Avete avuto avete monitorato, quindi proprio l'idea del museo della lingua italiana, mi permetto modestamente di dissentire dal suggerimento della signora, perché è vero che ci sono le lingue italiane, ma tutte insieme esse hanno contribuito poi a trovare una sintesi meravigliosa che è appunto la lingua italiana. Quindi io non mi allontanerei da questa cosa meravigliosa veramente a cui avete pensato. Siamo pronti per un museo della lingua italiana? Direi sì. Se poi, come è stato fatto notare, diciamo, un linguaggio alto e un linguaggio, potremmo dire, più basso, l'alternativa potrebbe essere la causa della lingua italiana, ma sinceramente la PIL che ha proprio il museo della lingua italiana, che in questi giorni, a partire anche dall'incisione di Augusta, esce il cane, tutto c'è veramente grande sensibilità. I social sono un luogo prevalentemente di incontro di un certo tipo di utenza e questa utenza è stata sensibile a questo messaggio che sta arrivando. Quindi io consiglierei, proseguiamo tutti a sensibilizzare su questo messaggio. E l'idea c'è, i luoghi ci sono, non mi ricordo così, la vedo molto prossima come attualizzazione, molto bella. E l'ultima cosa che vorrei dire, io sono molto sensibile rappresentando una fondazione che ha come mission, come scopo, non come mission, come obiettivo. Ma questa location è scopo di no, assolutamente. Mi correggo, che ha proprio come obiettivo la valorizzazione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana presso le comunità italiane che vivono all'estero. Ecco, dare a loro l'idea che a Roma, a Firenze, per quanto mi riguarda, che sono veramente luoghi naturali, secondo me, destinati ad ospitare questo museo, anche questo potrebbe essere un motivo anche di attrazione turistica, perché le comunità italiane, soprattutto quelle di seconda e terza generazione, le preoccupazioni dei padri sono quelli che i loro figli non conoscano in maniera adeguata la lingua italiana. Quindi attraverso piccole iniziative, come può essere la fondazione che io rappresento, o tante cose, possono poi avere anche caduta come corollario, diciamo, tante altre positive, quindi un turismo anche e soprattutto culturale. Chi viene a Roma, è stato anche detto, oltre al Colosseo, va a vedere il Museo della Lingua Italiana, ma secondo me sì, bisogna ovviamente invitarlo ad andare, bisogna fargli arrivare il messaggio, ma che cosa c'è di più bello? Leggiamo oggi ancora la Divina Commedia, noi andiamo a trovare e a visitare un museo della lingua italiana. Ultima cosa, scusatemi se sono un po' prolissa, ieri sera io ho partecipato, come ovviamente pubblico, ad un concerto di musica classica organizzato dalla Terza Università, che come sapete è molto aperta, molto impegnata nella promozione della cultura musicale. E il pianista e il violinista, era mio, hanno messo su un concerto che hanno definito europeo. E hanno detto, noi portiamo questo programma in giro per il mondo perché abbiamo accentuato molto il tema della cantabilità.
tanta abilità, e quindi hanno paragonato in qualche modo l'intervento del violino come se fosse un narratore, cioè un raccontatore di lingua italiana. E quindi anche questo, cioè, come dire, un tipo di approccio che può essere integrato tra le diverse discipline, quindi cultura, conoscenza della lingua italiana, conoscenza e cultura musicale, insomma c'è un lavoro bellissimo da fare. E quindi questa cosa, io porto i miei auspici personali affinché si realizzi con il contributo di tutti nel più breve tempo possibile. Grazie, grazie anche per l'incoraggiamento. Alessandro, ha chiesto la parola? Sì, sì. Sì, nel senso che se il museo non è un non luogo, e può essere un non luogo, ma può essere anche un luogo del non luogo, non è detto che la parola museo sia la parola della parola, può essere anche una parola. Quindi, siccome noi andiamo per luoghi, per simboli, il museo sicuramente se ha un nome si chiama sì, e si dovrebbe chiamare sì. Cioè queste due lettere che formano il grande logo del museo, che poi sarà la lingua italiana, sarà Firenze, la Tusca, sarà il problema Fusco, sarà, ma quello che deve girare non è il logo fisico, ma questo logo che sarà il concetto per tutti di appartenenza a quell'idea. Paesi la chiameremo museo, anche se poi ci sembra una cosa forziana, un po' vecchia, un po' demodè, un po' affumicata, ma un logo dovrà camminare. Chi avrà il logo sì, potrebbe essere proprio il concetto di museo, dove si suona. Suona pure bene, andiamo al sì. Sì. Vuoi venire sì? Al sì? No, non lo vedremo. Allora, sì. Grazie di essere stati qui, grazie ovviamente a tutti i relatori, grazie a voi.